Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati in Mist Survival. Come al solito io sono Maurizio Vidal, benvenuti in questo nuovissimo video. Amici, mi raccomando, supportate questa sera con un bel mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, pagina Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link in descrizione, compresa anche la playlist di questa fantastica serie. Sapete già tutto, ma siamo in game. Sono qua, tornato alla base, come potete ben vedere. Dopo aver fatto qualcosina, e quel qualcosina è semplicemente essere andato avanti e indietro a recuperare le risorse, le fottute risorse. Adesso devo vedere se ho altre cose da smazzare qua. Sì, vabbè, il fusibile e poi basta. Allora, vi dico un po' di cose. Dunque, iniziamo prima a far lavorare il tutto, cioè qua non sta no, qua non sta fondendo. Sì, eccolo qua. Uso. Perfetto. Qua c'era qualcosa in fonderia, no. Andiamo adesso e torniamo alla chiesa per finire il banco. Nel mentre vi dico che è successo. È successo un guaio. Diciamo che è successo un guaio, perché sono tornato nella miniera per recuperare, adesso non so se li ho messi qua, per recuperare un po' di materiali, come potete ben vedere. Però è successo un guaio. Il guaio è che la leva, quella che avevamo messo, che nella scorsa puntata vi ho messo nei pezzi all'inizio del video tagliati, è sparita, non c'è più e non si può neanche più riprendere. Cioè, è proprio sparita. O è riapparsa adesso che sto ricaricando la partita, o se no siamo fottuti, cioè nel senso la leva non c'è più. Ma noi comunque andiamo avanti. Non so se serviva quella leva, non ho idea. Però ci serve il martello, ce l'abbiamo, ma non abbiamo la sega. Cavolo, devo andare a riprenderla. Che cavolo, ero già qui. Andiamo a riprendere la sega. Mamma mia, ma che bello che sta diventando il nostro rifugio. Attenzione, è messo lì senza essere buggato. Ed è una novità. È una fottutissima novità. Prendiamo questa sega qui. Ti lascio qua. Ma come ha fatto ad aprire la porta che era chiusa? Beh, vabbè, non facciamoci domande, non facciamoci domande. E anzi, andiamo qua. Finiamo questo. Ah, mancano anche le assi. Che cavolo. Amon, mancano le assi. Amon, mancano le assi. Amon, mancano le assi. Andiamo a fare ste assi. Dove cavolo sono ste assi? Ste assi. Uno di questi. Anzi, facciamone già due. Vai. Così. Andiamo qua. Tac, 12. Crafta. Vai. E vai. Le assi le abbiamo. Ora c'è da capire un po' di cose e ci dobbiamo preparare per tornare là. Sti cavoli, adesso vediamo di capire. Una volta fatto questo, capiamo, capiamo, capiamo. Allora, vai, che piove, vai. Allora, dovremmo mangiare, ma andiamo a vedere qua come ci sia anche un level 2 in realtà, che ha bisogno di queste cose qua, come potete ben vedere. Sti cavoli. E attualmente possiamo fare sia i colpi ricavati da questi, che se non erro possiamo fare in fonderia parecchi, sia queste. Questo dobbiamo upgradare il workshop. No! Che serve 6 di quel coso là. Quel coso là cos'è? E questo non è sicuramente iron. Perché. Cosa sì? Proviamo a smeltare un po' di iron. Perché purtroppo qua, quando premo qua, non rimane. Sembrerebbe iron. Andiamo a provare a vedere nel mentre piove, come di consueto faccio la puntata e piove. Non si sa perché, piove sempre. Ma va bene. Allora, andiamo qua. Mettiamo questo qua. Sì, è lui, è lui. È lui, è lui. Però, guardate, split up. Me ne fa uno, ok. Ok, melt, melt e melt, vai. E ne abbiamo fatti tre così. Però non bastano, credo. Serve di più. E che cavolo! Non mi dire che devo tornare là, non mi dire che devo tornare là perché me ne servono sei. E io qua ne faccio quattro. Ma non è giusto. Non è fottutamente giusto. Tra l'altro ho trovato anche del brass. Ma va bene. Che cavolo, me ne serve, ma perché? E a me serve fare questa, perché senza granate non andiamo avanti, proprio zero. Servono sicuramente le granate. Cioè, vedete? Eh?
Allora, andiamo qua. Ehi Amon, ma perché hai fatto quella? Hai già quella? Perché posso fare sì, ma anche queste robe qui. Andiamo qua e facciamo gear. Ma te ne possiamo fare una. Cioè, a go go, vai. Dobbiamo anche mangiare, adesso mangiamo. Ok, ne abbiamo una. Cavolo, ci serve. Ma 4 per farne una. Cioè, è veramente troppo dispendioso. Veramente troppo. Allora, andiamo qua. Questa è il 94, cavolo, che mangiamo. Adesso raccolgo e mangiamo dentro, perché qua è un bordello, veramente. Un bordello. Mazza, oh. Che poralaccio. Via, via, dentro, che sennò non mi sentite bene. Via, 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 dentro. Chiudi qua. Mamma mia, che cavolo. Via, mangiamo. Cioè, capite quanto tempo ci vuole. Adesso io pensavo in questa puntata, magari, di farci un mezzo... Cioè, di fare un po' di crafting e prepararci, così andavamo già là. E invece no. Perché per recuperare quelle cose lì devo tornare là, andare là, prendere l'oro. Uscire, rientrare dal gioco, prendi l'oro. Uscire, rientrare, prendi l'oro. Cioè, sì, l'oro, l'iron. Cioè... ci vuole un botto di tempo, poi non spawnano sempre, quindi vabbè, quindi questo è quanto, purtroppo siamo così. Qua abbiamo qualche rotella, no? Qua abbiamo questi, che forse non è quello che mi serve, però vabbè, chi se ne frega, dovremmo averlo, quell'altra roba. Sì, ci vuole tempo, per affrontare quel boss ci vuole tempo, e noi sinceramente... dobbiamo... pensavo di poterlo affrontare tipo subito, ma così non è. E ne abbiamo un altro di boss, se vi ricordate, dall'altra parte, un boss o semi-boss, quello che era. E anche quello potremmo in qualche modo affrontarlo, ma staremo a vedere anche lì. Allora, vorrei fare questo a questo punto. Electronic part, component, 2 bottiglie, in realtà ne abbiamo più di 2. Magari ne mettiamo... allora, depositiamo queste qua, ne prendiamo 8. Poi, per fare questo, mi serve 2 component e schede. E sono di là. E mentre quello fa lì... no, ma ci abbiamo food poison, ma... scusate, quella carne lì che marcia. Però mi sta già curando. Come la... boh, vabbè. Ho perso qualcosa. Ehi, Amon, no, perché... non mi ricordo. Ma forse avevamo delle rotelle. Beh, sicuramente lo metto qua questo. Forse ci serviva quello. Fammi vedere. E qua. Sì, ci serve 2 di quelli. Che le abbiamo, le rotelle. Quello lo sto facendo. Sti cavoli, devo andare ancora. Cioè, dobbiamo andare in esplorazione. Quello è chiaro. Però. Speravo. Io ci speravo. Queste si possono impignare comunque. Eccolo qua, un'altra rotella. Andiamo a metterle tutte assieme. Cioè qua. Mangia 2 rotelle, non male. Oddio, non male. Non male, parliamone. Facciamo fondere questi, direi. Un po' di questi li fondiamo. Fondiamone altri, va. Oh là. Passato finalmente il temporale. Oh là. Questa pioggerella bella dopo il temporale ci piace sempre. Vedete quanta roba c'è da fare in questo gioco? Cioè, la capite? Non ha, sì, ha finito, però ho l'inventario pieno. Caccia, io anche una qua allora. Melt. Questo lo tiriamo su. Andiamo qua. Questo lo tiriamo su. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Melt, questo lo tiriamo su. Si può impignare? No. E... ah, però... ma forse c'è... attenzione. Ma ce li ho allora. Amon, non sai fare i conti. Non sai fare fottuti conti. Strano, perché i conti di solito li so far benissimo. Allora. Ma allora possiamo già fare l'upgrade. Quasi. Adesso capiamo. Iniziamo a fare le luci. Perché voglio fare anche le luci da mettere qua. Quindi. Oh, andiamo di qua. La puntata... bene, non qua, andiamo qua, ok, allora le luci, abbiamo tutto,
Ne craftiamo due e gli diciamo di farle tu. Tu vieni qua, fai le luci. Easy. Sei capace di fare le luci? Sei capace di fare le luci? Dove sei? Vieni qua a fare le luci. Vieni qua, qua. Le luci devi fare. Le luci. Brava. Vai a fare le luci. Nel mentre andiamo a vedere cosa ci serve per fare il nostro upgrading. Perché a questo punto possiamo farlo. Avevo sbagliato a fare i conti. Allora, qua ne abbiamo 7. Per fare l'upgrading ce ne servono 6, quindi 7 di questi. Poi togliamo. Apri questo. Togliamo questo e questo. Prendiamo questo che ci serve. Poi prendiamo. No, devo scaricare le schede. E le scarichiamo qua. Lei è arrivata lì. Dovrebbe. Sì, è partita. Poi a questo punto, questo lo abbiamo, a 10 ce ne servono, ne devo prendere due, poi le rotelle, due di quelli. Le rotelle. Fantastico. Qualcuno avrà scritto, no, non ce l'avevi i componenti. Qualcuno mi scrive sempre sotto, no, Amon, ma... Poi ho visto che te ne sei accorto e te lo scrivo lo stesso, perché volevo scrivertelo. Però ho visto che ti sei accorto. E in effetti avete ragione. Split one, 1 e 2, 10. Che ovviamente non si possono mettere lì, ma va bene. Allora facciamo così, così, questo, questo. Poi ci serve la cassetta lì, la cassettina. Dove cavolo è la cassetta? Qua, eccola qua, una. No, questo mettiamo qua. Prendiamo l'altra cassettina, già che ci siamo, l'altra ancora. Adesso poi tutte quelle cose lì, da questa parte qua, Tutte. Tutte, tutte. Qua c'è la cassettina, sì. Eccola qua, perfetto. Ora, più di qua. Adesso dobbiamo fare quattro rotelle però, I cavoli. Quattro rondelline. No, qua abbiamo. No, qua non abbiamo una mazza. Dovremmo farne. Allora, sì, le abbiamo. Cioè, no, non le abbiamo. Non lo so se le abbiamo. Tra 5-6 minuti lo capiremo. Adesso dobbiamo aspettare che lei finisca lì. E qua che finisca qua. Cioè, nel mentre stavo cercando di capire che qua. Dry meat. Dry meat. Se io mangio questa, mi dà food poison. Poisoning. Da quello? No. Vabbè. Comunque qua la fame è abbastanza buona. Qua beviamo ancora, che male non fa. E adesso dovremmo aver esaurito il tempo lì e lei quasi. Andiamo a capire. Eccezionale. Questo ce l'abbiamo. Qua però, come al solito, Amon, hai l'inventario pieno. E tra l'altro, oltre all'inventario pieno, come vedete, non corre neanche più il maledetto perché è anche in sovrappeso. È in sovrappeso. È in fottuto sovrappeso, forse causato dal malus, del food poisoning, che si sta comunque. No, si sta. È in diminuzione. Si sta? Niente. È in diminuzione. Vabbè, mettiamo le assi qui. E infatti, guardate, adesso. No, non corre ancora. Mettiamole qua, le assi. Mettiamole qua. Tanto così, 7. A parte che si potevano impignare. Queste mettiamo qua. Queste sono strapieni. Però adesso possiamo iniziare a fare qualcosina. Poi piazziamo le luci. Poi dobbiamo fare anche le luci anche qua ancora, C'è tanto da fare. Cerco di. What? Ah no, queste 16. Cos'è 16? No, queste 16. Queste dovresti farle te, signorina. Dovresti farle tu queste. Non io. Tu. Perché qua si impigna. Qua si impigna 12. Molto bene. E qua. Qua altri. Ah, perché si vede, vedevate, ecco perché ho sbagliato, perché si vedeva lingotto 1, ma in realtà erano 4 in questo caso, negli altri 2. Ora, la tizia lì avrà finito, perché sennò ci impiego 20 anni per fare. A parte che ci impiega 20 anni anche lei, che me frega. Adesso io ne faccio uno, così 45 minuti, anzi ne faccio un po'. Guarda che bella la nostra casa lì. Dovremmo iniziare a illuminarla. Non qua, non qua, ma qua, Amon, vai. Te ne facciamo 4, 3 ore, vai.
tre ore belli svaccati a lavorare, intanto viene notte, così piazziamo le luci, vediamo un po' se funzionano, sperando di non essere attaccati da nessuno. Oh là, e qua abbiamo 6 rotelle. Possiamo fare già l'upgrade. Possiamo già fare il fottuto upgrade. Qua non si vede una mazza, ma a questo punto, luce 1, luce 2. Allora, ho optato per fare queste, perché le ritengo più utili. Non so quanta luce facciano, però. Però vedete che qua si possono mettere. Ora, una qua. Proviamo ad accenderla, prima di piazzare l'altra. Perché l'ho messa lì per tenerla un po' centrale, però non so se... Vai. Magicamente si accendono tutte le luci. E quella no, perché là non ci arriva. Là, lì, non ci arriva la maledetta. Caccia Eva, vedete? Mannaggia. Vuol dire fare un altro motore. Allora, vediamo un attimo perché... Allora, il range... però dovrebbe arrivarci. Ma fa 2 bippate, io che ne so io se arriva. 2 bippate fai, però qua ci dovrebbe arrivare. Allora, iniziamo a metterla qua. Fatto che non ci arrivi là... Si può fare altri motori, sinceramente. Quella l'abbiamo messa lì. E in pratica sarebbe più o meno... che cavolo, qua... Sarebbe qua. Qua. Però non si accende neanche... Ma scusa, eh. Ah, vedete? Fantastico. E anche questa. Ok, questa non... non funziona, però... ne possiamo piazzare... Forse se la piazziamo qua... Ma... Così. Yeah. Vabbè. Allora. Però illumina anche qua, dai. Tutto sommato illumina qua. Questa qua illumina qua. Ce ne serve un'altra lì. Ma guardate già adesso la chiesa. Cioè, guardate già adesso la nostra base. A parte che la chiesa è illuminata. Poi dobbiamo metterla anche sulla casa sull'albero, eh. Chiaramente. Magari anche fuori qua. Cioè, capiamo perché anche qua il motore... Vedete che sta consumando praticamente niente, 250 su 3000, e andando avanti così vedete che dovrebbe durare 4 giorni e 17 ore, ce lo dice. Perfetto, e ci dice anche che cosa sta accendendo. Peccato che poi c'è la barretta sotto, ma sembrerebbe che sotto non possiamo andare, ma vabbè. Vabbè, spegniamo pure, pertanto a quest'ora qua si vede lo stesso, però... Stiamo andando avanti. Torniamo là. Torniamo qua, perché dobbiamo fare l'upgrade, che è importantissimo. L'upgrade. Non si vede una mazza, ma noi lo facciamo lo stesso. Interact. Upgrade. Procedi. E l'upgrade è fatto. Meno male che ho fatto un po' di giri in miniera, avanti e indietro. Chiudi, apri, vai. Attenzione. Oh, allora. Granite Fragment. Gunpowder. Gunpowder. Questo. Frega niente. Vedete che abbiamo già comunque anche dei bossoli. Questo che non è impignabile. Ok, facciamo così. Così. Questo qua mettiamolo via, che è l'unico che si è salvato. Là. Anzi, mettiamolo qua. Qua mettiamo quelli materiali già fatti. Questi qua poi li devo... Alcuni devono essere smaltati, alcuni no. La cassetta qua la mettiamo qua per ora. Sì. E poi a questo punto... Mamma mia, queste granate qua adesso già mi sento meglio. E a questo punto ci servono metascrap. Metascrap che li abbiamo, per fortuna. Non li abbiamo consumati tutti. Andiamo a vedere. Scusi, andiamo a vedere la panca che mi ostruiva il cammino. Andiamo qua e vai, ne facciamo 5. E le fai tu. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Devi andare là, devi andare là assolutamente. Non vai là e io ti teleporto qua e così vai là. Che buggata lì, teleporta alla base. Dove è finita? Eccolo qua.
Ah no, non c'è. Ma mi sa. Dove è finita? Dove sta facendo? Dov'è? Dov'è? Ancora lì bloccata? No, è sparita. È sparita. Dove è finita la tizia lì? Dov'è? Dunque, sto dormendo. Sono uscito e rientrato dal gioco. E vabbè, beviamo. Cane c'è, la tizia non la vedo più. Cane vuole uscire, come vedete non può dalla porta. Adesso lo facciamo uscire. Mangiamo questo, già che ci siamo. Che notate che quando apre la lattina sembra che stappa. Pss, tipo la bibita. Muovi. E mi sa che qua siamo fottuti e fregati, perché la tizia non la vedo. O è fuori dalla base. Non penso sia tornata lì. Qua non c'è nessuno. Dove cavolo? Lì l'indiano è ancora lì. Qua magari. Ok, qua benzina. C'è. Ma la tizia dove cavolo è? Sparita. Signori, abbiamo perso la tizia. Ma quello più è grave è che qua se cancello sto task, ho paura che perdo quei componenti lì. Caccia Eva, vedi? Teleporta. Che cavolo è finita la tizia? Eccola lì. Guardatela. Non dirmi che sei bloccata qua, eh. A parte che lei ha un po' di colpi che gli ho dato, la pistola. Ma. No, se dimmi che è bloccata qua, cioè ti devo spostare tutto. Ti sposto tutto. Via. Guarda, tanto devo spostarla un po' la cucina. Sposto qua. Via. Poi sposto anche questo, già che ci siamo. Qua posto anche questo. Ah, dobbiamo distruggerlo questo. Move, can't move perché dentro c'è roba. Roba e io c'ho sempre l'inventario. Io c'ho sempre l'inventario pieno. Non c'ho mai niente, ma c'ho l'inventario sempre pieno. Buttiamo qua per ora. Buttiamo qua. Via il biofuel che non trovo un'altra puntata. Che poi mi aveva messo anche nell'inventario. Ma va bene, via anche il coltello, chi se ne frega, il martello, qua, questo qua, via. Ma sì, via. Ok, adesso possiamo spostare tutto. Adesso dovresti passare. No. Ah sì, perché c'è anche questo. Cioè qua è alla presa coi bug. Can't move. Qual è il tuo problema? Destroy campfire. Va bene, distruggiamo anche il campfire per quello. M. Oh là. Via. Ora, tu hai un lavoro da fare. Io ti teleporto. Vai a fare il lavoro. Vai. Perché qua? Tu devi andare a lavorare là. Io ho il serio problema che adesso perdiamo le cose. Qua perdiamo le cose. E la cosa mi farà incacchiare. Perché questa non è venuta qua. E qua ce ne sono 5. 1 ora e 39. Io vado a dormire un'ora. E spero che tu andrai lì a lavorare. Spero. Allora, io ci provo. La tizia è rimasta qua. Perdiamo tutto. Non ci voglio pensare. Non ci voglio pensare. Ma perdiamo tutto. Perché adesso, vedete qua. Vabbè, però in teoria posso ridargli. Oddio! Guardate! Ma che cos'è sta roba? Procedi. Hanno fatto il cozzo? Ma avete visto che roba? Assurdo! Ho fatto anche il cozzo, eh? Il che può andare bene. Posso farne un'altra? No, perché. No, perché qua la polvere da. A parte che non è impilabile. Perché una è leggermente usata, una no, non devo andare qua. Però adesso abbiamo le granate, sti cavoli. E abbiamo dei granate fragment 4. E va bene, tutto sommato. Questo mettiamo qua, questo qua, questo qua e questo qua. Però, signori, 5 granate a mano. Queste. E qua fanno male. Molto male. Bene. Mi piace tantissimo sta cosa. Veramente ci piace tantissimo. Ora, il tizio lì che si è schiantato magari ci dà qualcosa di interessante. Però dobbiamo andare a prendere qualcosina. Gli vendiamo questi guanti qua, il caschetto qua e poi direi la pistola. Chi si fotte la pistola qua? Però la pistola a rischio di. Il coltello gli vendiamo. Questa roba qua, l'impermeabile, vai.
Tanto sarà nel... Guarda, allora, non uso neanche... Guarda, lo vedo già da lì. Si schianta sempre nel solito punto. Meno male che non abbiamo perso la roba così nella prossima puntata. Andiamo là. Là. Là andiamo. E gli tiriamo le granate addosso. Voglio vedere poi cosa fa il maledetto. Le granate, tutto, bombe, tutto gli tiro addosso. Stavolta non si è cappottato. Open. Tanto gli frego la roba. Te e te. Oh, poi. Qua ovviamente il motore è andato. Salviamolo, vai. Vediamo se magari ha qualcosa di interessante. Vediamo un po'. Il tizio è strano rispetto al resto, non è lo stesso. Mi ha dato qualcosa. Ah, mi ha dato le. Buono. Però no, volevo tradare. No, volevo tradare. Volevo tradare. Ho sbagliato tasto. No, ho sbagliato tasto. Volevo tradare. Magari, a parte che non ha mai una mazza questi qua, magari aveva la canna da pesca. Cavolo! Vedete? In un attimo si sbaglia. In un attimo. Va bene, allora amici, direi, per questa puntata abbiamo fatto tanta roba in poco tempo e che va bene. Nella prossima puntata andiamo là. Andiamo. Io sistemo tutto off camera. Andiamo là. Granate. E magari faccio anche qualche freccia, perché alla fine penso che riusciamo a fare anche le frecce, sapete? Qualche parte. Eccole qua. Questa mi faccio un paio di queste col fuoco, perché in miniera ci sono dei bidoni che esplodono, che sono quelli rossi, se non erro. Quindi con queste, fum, fum, perché... Quando ero là in miniera, quando sono tornato più di una volta, sono respawnati gli zombie, quegli infetti lì. E in effetti io a quegli zombie lì gli ho sparato, mancandoli ho preso in pieno uno dei bidoni ed è esploso. Quindi se non erro, sono... E mi ricordo, lo zombie là che ci è venuto incontro, il boss, mi pare che avesse dei bidoni intorno. Quindi io gli sparo frecce infuocate. Sparo, frecce, boom, granata. E sperando che si stunni in qualche maniera o un po'. Però, detto questo, amici, vi ricordo, come al solito, di supportare questa serie come con un bel mi piace, un commento e una condivisione, di iscrivervi al canale se siete già iscritti, mi raccomando, e attivare la campanella. Vi ricordo la pagina Instagram, la pagina Facebook, il gruppo Telegram. Tutti i link sono in descrizione, compresa anche la playlist di questa fantastica serie. Per cui, amici, da Amoruge è tutto. Ci vediamo al prossimo fottutissimo video. Ciao a tutti!